size, the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. Società sempre più competitiva e sempre più violenta, sempre meno legata ai tradizionali valori della famiglia, crescono dei ragazzi spaventati, confusi, spesso incapaci di affrontare il loro normale destino biologico, quello di diventare adulti. Questo blocco psicologico che spinge alcuni giovani a non voler vivere la propria adolescenza ed a rimanere bambini viene definito sindrome di Peter Pan. Si tratta di una vera e propria malattia mentale che come tale va capita e curata. Scusi professore, ma questi adulti bambini sono dei ritardati mentali? No, sono persone cui il cervello funziona perfettamente, solo che... Scusi, ma lei è fuori corso? No, noi siamo qui perché abbiamo un caso in famiglia. Ah, mi dispiace. E dov'è il nipotino? No, veramente si tratta di nostro figlio. Quanti anni ha vostro figlio? 42. Pista, pista, fatemi passare, dai, pista, su! È caduto! E basta con queste spine, hai fatto male! Scusami Gaetano, non ho mica fatto apposta, ho fatto così, ho fatto, Vabbè! Comunque, tu sei alto 1,80 m, sono solamente 1,42 m. Sì, però pesi doppio di me, Beppaccione! Mimmo, io allo vetto kinder, non ci giungo, non ci sta niente a fare. Tardi, io alle 3 ho la lezione di nuovo! Andiamo, andiamo, vengo! Vogliamo andare a casa? A casa potrà! Vogliamo andare a casa? A casa potrà! Ce l'ho! Bene! La serie Disney è finita. Adesso mi manca porre la mani da 10.000 e poi chiudo anche questa. Tac. Carlo, sei un pochettino. Se tu mi dai Summit di Napoli da 10, io a te ti do... Sì, lo saltini. Oh, guarda che il Summit di Napoli è rarissimo. Ma quale rarissimo, fammi piacere. Rarissimo è quella di... Mimmo, la tieni qui con te. No. Ma lo so. Oh, dai, tutti i giorni. Dai, faccia vedere, per favore. Ma che ti costa? Vabbè, dai, guardate tutti di là, dai, volete vedere che la tiro qua. A me quella testa la mia razza proprio. Eccola qua. Finalmente. Bella. Dacci un bacino. Dai. Piano. Mitica. La torre di Pisa. Wow. Il santo graal delle tessere telefoniche. Amici sportivi, ecco che al 15° del secondo tempo Maldini interviene sulla palla, avanzando si libera di West, che in un delizioso palleggio destro, sinistro, sinistro, destro, fucilata all'incrocio dei pali e go!
L'ho saltato io, l'ho saltato io. Vista, mamma! Mamma. Amore! Mametta! No? Ma che vengo, eh! Ma che vengo, no. vengo su! No! C'è un bel bacino, mametta! Ma pensi! No. Via, che c'ho fame! Che c'ho fame, via, 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 andare! Ciao, allora ho detto Frank, non dovete farvi illusioni perché in terza media quest'anno sarà molto, ma molto, ma molto, molto dura. Non ti vorrei mica far bocciare anche quest'anno, vero? Cosa? Da oggi niente televisione. Sì, la televisione sì! La televisione no! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Ma allora via, allora! No! Io la tele la voglio vedere! Stasera c'è qua! Domani c'è Hercules, domenica quelli che il calcio. Massimo, ma non fare così, non fare così. Il papi è cattivo. Ma no, il papi non è cattivo. Non mi fa vedere la tele, è cattivo, proprio cattivo. No, è solo un attimino preoccupato per il tuo futuro. Ma Massimo, è possibile che tu non hai aspirazioni? Ma non vuoi diventare indipendente, farti strada nella vita, avere una casa tua? Ma io sto tanto bene qui con voi, non mi manca nulla. Ma che vinco, eh? Ma cosa me ne frega, me è una casa, mamma, dai! Ma non vuoi guadagnare dei soldi? Ma, a proposito, che giorno è oggi? Lunedì! Lunedì, il giorno della paghetta! Ah, te l'ho già preparata! Grazie, mamma! E come dice il tuo presentatore preferito, allegria! Non l'ha beccato, è terzo! Dai, fuori di mille lire! Dai, fuori, dai! Prego! Prego, lasciate passare! Tira fuori il grano per la coca, dai! Ti ho rimostrato la testa, babbeo! Ma io lo so, tu sei un fenomeno! Sono un fenomeno, sì, ma sono sprecato qua! Ma io dovrei cimentarmi con delle macchine a tecnologia avanzata, come il Sega World a Londra, no? Il tempo è di noi assi e videogiochi! Me lo sogno ogni notte, guarda! E mio padre ha detto che prima o poi a Londra mi ci porta! E quando? Quando finisco la terza media! Ah, ci capito, allora tu a su Sega World a Londra non ci andrai mai! Sai che ha paura quando c'è il temporale? No, no, non è vero che ho paura, è che ho sentito un rumore. Mimmo! E questa immagine, che cosa ti fa venire in mente? La farfalla! Nient'altro oltre ad una farfalla? Una farfalla, a me mi viene in mente una farfalla. Non so, qualche cosa legato all'immagine di una donna. Ce l'ho vista spesso la mia mamma. No, guardi, professore, si tratta di un'altra cosa. Una spilla a forma di farfalla che mio marito mi ha regalato per le nozze d'argento. Ho capito. Bene, Massimo, se puoi accomodarti qua un attimo, devo parlare un secondo con i tuoi genitori. Ecco, ti prendi un bel cesto, così fai calestro, Chicago Bulls. Benissimo.
Così, benissimo. Allora, professore... Il vostro figlio è rimasto bloccato in un'età mentale fra gli 11 e i 12 anni. Non conosce la sessualità. Non reagisce esprimendo una aggressività adulta. Sostanzialmente, a livello inconscio, si rifiuta di crescere. Quindi di guarirlo non se ne parla? No! In questi casi acuti non esistono rimedi a livello farmacologico, però esistono delle nuove terapie. Quali? Per sbloccare il paziente bisogna fargli subire un forte shock. Un elettroshock? No, per carità. Sto parlando di uno shock di carattere affettivo. Per il suo bene era necessario farlo.
Grazie papà per avermi portato a Londra. We're closing now, sir. Eh? We're closing now. I know speak English. Italia. Italiano. Yeah, di Milano, di Milano. Please, sir, you out. Now it's closing. Now it's closing. Closing. Close it? Yeah. È chiuso? Vabbè. Avevo 10 crediti. Vabbè. Torno domani, eh. Arrivederci. Papà. 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 Dov'è mio papà, la mia mamma? Please, sir. Papà. Mamma. Sir, you must come this way. Momento. Papà. Papà. Mamma. Papà. Mamma. Papà. Papà. Ho perso i genitori! Oi! State per! Papà! Mamma! Papà, un momento! Papà! Mamma! Lasciatemi, vi prego, mettetemi giù! Sono disperato! Ho smarrito e mia mamma sem papas! Oh, no, chi sono questi signori? Take it easy. No! I am Italian boys! Italian boys! No, in the automobile! No! Tu, forza, dai! Forza! Andiamo, dai! Ho paura io! Ah, fai niente! Chi sa che ho sgridato adesso mi becco dei miei genitori, io, eh? No, non hai mica ammazzato nessuno, no? Vero, però, me li sono persi, io a Londra! Africa World, ho perso! Dai, ci stanno aspettando con ansia, dai, sono contenti di vederti! Secondo me mi danno uno sgridato così! No, non preoccuparti, dai! Che te! Non posso io, posso, dai! Grazie, voglio sentire! Ciao, arrivederci! Arrivederci! Mamma, papà, sono stato cattivo! Ho perso la testa e non capivo più niente in mezzo a tutti quei giochi lì. Ma... c'è? Papà? Mamma? Papà? Ma cosa sono venuti i ladri? Hanno rubato tutto. Hanno rubato anche i miei genitori. Mamma, papi! Yogi! Hai visto dove sono andati la mia mamma e mio? Ma che te dai questa qua? Ah, c'è che scrivere. Non sapevo. Caro Mimmo, perdonaci se ti abbiamo fatto subire questo shock. Ma l'abbiamo fatto unicamente per il tuo bene. Devi diventare grande! Oh, Mimmo. Insomma, tu devi provare a vivere per conto tuo, a cavartela da solo. Noi siamo andati ad abitare da un'altra parte, ma ti lasciamo la casa. Devi trovarti un lavoro, dei nuovi amici della tua età. Magari una ragazza che ti voglia bene. Coraggio, devi essere forte. Non sei più un bambino, hai 42 anni e devi riuscire finalmente a crescere. Ricordati che la mamma ti vuole molto, ma molto bene. E anch'io. Adesso ho capito perché mi avete portato a Londra. Ah, sì? Oppure una chiesa, però, in posizione difensiva. La piazza, ragazzi, è il centro del... Andrea Giuliano! Andrea Giuliano! Mi è successa una cosa terribile, ragazzi! Una cosa pazzesca! I 10 giorni vanno abbandonati come policino! Ma che cosa stai dicendo, Colombo? Lega! A posto! A posto, ragazzi, a posto! Cercavo proprio te, Colombo. Vieni che devo parlarti. Ma come mai sei stato espulso? Per ragioni economiche. È da più di un anno che i suoi genitori non pagano la rete scolastica. Mi dispiace, Colombo. Ma da oggi lei non è più un allievo del San Gabriele. Vabbè, ma cosa faccio io adesso? Mi hanno abbandonato i genitori, mi abbandonate anche voi. Si accomodi. Grazie, molto gentile. Cosa faccio adesso io? Cosa farò? Colombo! Lei ha 42 anni, aspetta di fare il bambino. Grazie, signor Preside. Che Dio lo aiuti. Sia tranquillo, noi non lo abbiamo abbandonato. Continueremo a seguirlo senza che lui se ne accorga. Che Antonio, una
chiamata sulla 3, tuo figlio. Carina, che è successo? Papà, ti ha già chiesto un grandissimo favore. È successo un guaio ad un mio compagno di scuola. No, non lo conosci. Si chiama Massimo. Buongiorno, signor Antonio. Bene, ma il suo aglione tiene una voce che è un vocione proprio. Dottore? Signore, sto parlando col direttore, abbia pazienza, signore, perché qua non è che i soldi li regaliamo, vabbè, pronto. I suoi genitori lo hanno abbandonato. Poveretto, sono morti. No, lo hanno abbandonato nel senso che sono soffiuto. Se ne sono andati di casa. È proprio così. Mo, fino a che strufiting non ritornano, lo possiamo ospitare a casa nostra. Mi devi credere, guarda, ma come fai tu ad abbandonare un creatura, no? Il figlio tuo, in una casa vuota. Come hai detto che fa di cognome questo Massimo? Colombo. E lo sapevo, gente fredda, arida senza cuore. Colombo. Sono lombardi. No, forse liguri, Colombo. Piuttosto a questo, dove lo mettiamo a dormire? No, ho già parlato con il Zerina, dormirà nel lettino in camera buona, sua. Buona, buona. Zerina, che è successo? Io con Massimo lo dormo, con Massimo lo dormo! Zerina, ma vai! No, no, tu dormi, capito? Dormi, secondo me questo creatura sarà peggio in uai notte, una peste bubonica. Oh, marò. Ci sono i ladri. Vai a prendere una pistola. Dov'è? Ah, non faccio pazzire. Sarà calmo, mi l'avevo tutto. In casa ci stanno le bambine. Fermalo, il bastardo. Assassino! Ma questa è la pistola giocattolo, questa qua! Papà, io se facciamo un minimo... Grazie, signor Antonio, grazie dell'ospitalità! Ma lei sarebbe il compagno di scuola di nostro figlio, Colombo! Sì, sono nello stesso banco, stesso banco. Ma com'è possibile? Questo è più vecchio di me, va ancora a scuola! E papà, decido di prendersi la comoda! Tira! Tira un bel! Adesso quando è finita la tortura ci facciamo un bel bagnetto con le paperelle, mamma? Guarda, ti ho messo pure la pistola d'acqua che ti piace tanto. Ecco qua. È pronto quasi, sai? Mettiamo un altro poco d'acqua. Io tornata, ma con Mimmo non dormo. No, tu dormo, dormo. Allora, Mimmo dorme con Gaetano e tu dormi con Cire. Stai tranquilla. Io molto agitata, uomo grande in casa. Ma che grande, che grande, che quello c'ha la capa di un creaturo. C'ha la capa di un bimbo, quello là. Ah. Ecco, è pronto, vieni, Ciro. Pronto! Signora, voglio fare il bagnetto anch'io, voglio fare il bagnetto. Io voglio passare per la mia mamma. Dove va? Voglio venire anch'io, il bagnetto. Marisa, che è successo? Allora, a capo è questo? Signor Antonio, mi scusi, per piacere. Il bagnetto, lo voglio fare, il bagnetto. Mimmo, una creatura, grande, molto grande. Gesù, Mimmo, copriti. Va bene così? No, la foto di Gerosalì, no. Oddio, che è successo? No, niente, eri tu che russavi come il vaporetto per Ischia. Ma quando mai? No, tu non sei un uomo, sei un animale. Ma questo è il compagno di scuola. Massimo, svegliati, capito? Svegliati. No, non insisto, svegliati. 5 minuti, dai. Ma insomma, signor Colombo, vi rendete conto che state nel nostro letto?
letto? Sì, ma io quando lavoro faccio sempre così con i miei genitori. Ma sì, ah, se mi faccio piacere. Momento, signor Antonio. Sento che ho già avuto un'idea. Perché lei non va a dormire con Gaetano? Io invece dormo con la signora perché ho tanta paura. Fai un po' di niente. Signor Antonio, mi deve scusare. È che ieri sera Gaetano e io abbiamo visto un film di paura. Hannibal the Hannibal. Ma che è, un film toscano? No, un horror. Ma che li vedete a fare quei film in televisione? Poi è normale che uno si mette paura e si caga sotto. No, no, chi sta sei pisciato sotto? Ma che hai fatto? Non lo so, signor Antonio, non lo so. Sentiamo. Ma che è? Ma che schifo! Non è mia, vediamo. Ma senta, no. Ma che schifo, no! È mia. Forza, scendi, ah! Scendi! Devi scendere, forza, devi scendere! Esci! Togli la sicura! Ho rovinato lo sportello, scendi! Adesso capisco perché i tuoi genitori ti hanno abbandonato, povera gente, poveracci! Tu sei pezzi in asciacure, sei tu, forza, vai! Antonio, lei era stato molto gentile, mi scusi, forse io sono stato un po' troppo maleducato, ma no, cosa vuole? Non sei stato maleducato, tu non sei maleducato! Tu sei peggio del terremoto dell'Irpini, hai capito? Allora. Vai via. Buonanotte. Vai via, buonanotte. Scusi, posso dare un bacino dalla buona notte? Un bacio di giudo, ma dai tu, capito? Furia tornato, sì, per un'ora solo, Napoli mia. Un'altra ora, vuoi tu? Un'altra ora della mia vita. Non ti sono bastate 4 ore. Tu di 4 ore mi hai sconvolto la vita. Se ne è scappata la cameriera. Mi hai rotto il vetro con il pallone. E mi hai pisciato dentro il letto. Che vuoi più da me? Fammi campare, ti prego, vattene via. Buonanotte, signora. Saluti Gaetano. Senza. Sì, arrivederci. Attento andare a casa se fuori sì. Rossi. Ci sono gli incidenti, eh. Allo. E sa, di notte capita. Arrivederci. Attento. Buonanotte, arrivederci. Vada piano, eh. Chi va lentamente evita l'incidente. Allo. Piano, arrivederci. Ho detto lascia fermate. Uccia la rossa, può vedere. Ma che bello. Voglio scendere! Qui non scende, hai capito? Ma che bello, bellissimo! È un cavallino a parte! Uccia rosso la soccorsa! Torna subito in macchina, vieni qui! Te lo scopo! Scusi, quanto fa allora questa macchina? Guarda. 300? Bella bestia! Sì, se adesso non risali subito in macchina, le prendi, sai, dai, hai capito? Provaci. Le prendi! Provaci se c'è coraggio! Smettila e lascia! Ho detto, no. Andiamo no. E via! Sali in macchina con me! Vieni via con me, sai! Allora. Lasciami, imbecille! Scusi signore, quanto costa? Ma dove sono? È qui a casa mia, signorina. Ma tu chi sei? Oddio, ma che è successo? È successo che l'ho trovata svenuta qui sotto e l'ho portata sulla casa mia. Non si preoccupi, eh. Ah, già. Mi ha ammazzato di botte quel mascalzone. Sì, anche a me mi ha tirato un bel cartone dietro l'occhio. Ah, sei intervenuto per difendermi, grazie. Prego. Oddio, si sente poco meglio, rimanga tagliata, signorina. No, rimanga giù. Sto bene, solo che non ci vedo più niente. Oddio, è diventata cieca, è una cosa gravissima. Ma che cieca, sono solo molto miope, uso le lenti a contatto. Ah. Si vede che quando mi ha presa schiaffi ne sono cadute. Senti, sei ancora lì? Che c'è da qui? Non è che andresti a cercarmele? Giù! Va bene, allora tenga questa, guardi. Adesso... Oddio, cos'è? Mi sei tagliato! Apri che la trovate! Ah, bene! Dov'è la porta? In fondo al salotto! Ah, in fondo al salotto? È una parola. Ho qualche problema di orientamento! Mi sa che con tutto sto casino ti ho svegliato i bambini. Quali bambini? Non ci sono bambini qui. Ah, gamone. Ma tu sei così. Ma così come? No, perché dalla voce mi sembravi diverso. Come diverso? Più vecchio. Ah,
Comunque, grazie. Prego, signorina. Ma no, dammi del tuo. Io sono Claudia. Bene, io invece mi chiamo Massimo, ma invece i miei amici mi chiamano... Mimmo. Come fate a indovinare? Beh, perché io per i soprannomi ci so proprio fare. È scarico. Ti dispiace farmi fare una telefonata? Faccia pure, che qui prende bene, c'è un campo... Ma no, dal tuo. Ah, dal mio? Allora, vieni. No, vieni. Ecco, il telefono lì, guarda. Lo vedi? Quello lì. Ma è da poco che abiti in questa casa? No, sono nato io qua. E come mai è tutto così vuoto? Perché i miei genitori sono andati via. Ho portato via tutto. Ammazzalo. Beh, però almeno ti hanno lasciato la casa, beato te. Vabbè, ma insomma... Insomma, ce l'avessi io una casa come la tua. Ma tu abiti ancora con i tuoi genitori? No, abitavo con quello scemo che ci ha menato a tutti e due. Tacci sua. Ed è suo nonno. A Pischè, ma che sei, romana? Sì. L'ho capito perché parli come Funari. Gnava, gnava, che gnava, non so, che gnava, gnava. Sì, gnava, gnava. Senti, che ore sono? Sono le 3. E mo chi chiama alle 3 di notte? Senti, non ci sarebbe un albergo qui vicino? Perché io a casa di quello non ci voglio tornare. Beh, a casa di Tyson? Ma stai scherzando? Ma quello te mozzica! Te porta via l'uovo! Te mozzica un orecchio! Rimani a casa mia, no? Sono solo io. Dici sul serio? Giuro! Se vuoi puoi dormire qui, in camera mia, nel mio letto. Ah, in camera tua? Sì. Nel tuo letto? Dentro il mio letto. Ho capito, va? È sempre la stessa storia. Ciao Mimmo, grazie di tutto, è stato un vero piacere. Ma dove va? Dove vado? Vado via. Tanto non ti preoccupare, adesso la porta la vedo. Ma perché te ne vai? Perché io con te non ci dormo. Vabbè, ma che l'hai mai pensato? Allora Claudia, tu che sei una femminuccia dormi dentro il mio letto. Io che sono un maschietto invece dormo dentro un sacco a pelo come quando ero boy scout. Dalla parte di là, ecco. Ma non sono capitata. Ma tu, di che segno sei? Astice. No, non lo so. Sono nato il 29 di maggio. Sei dei gemelli. Hai una doppia personalità. E infatti si vede qui in camera tua. Ti piace conservare i ricordi di quando eri piccoletto, beh? È vero, me lo diceva sempre anche mia mamma. Come fate a indovinare? Notte. Buonanotte. Mimmo. Cosa c'è? Niente. Volevo dirti che sei proprio caruccio. Anche te. Ciao. Oh, qui pare che sta l'asilo. Bisogna ricordarsi di comprare la Nutella. Siamo rimasti agli sgoccioli. Ciao! Ciao! Avevi ragione tu, non dormivo così bene da quando ero piccola. Amitemi il dice. Senti, volevo dirti che ho preso in prestito le tue cose. No. Non ti preoccupare però, perché tanto te le restituisco. Non volevo mica andare in giro con l'abito da sera. Vai, dov'è? Ma che ti finisco adesso, eh?
Qui non c'è il caffè. Non mi piace il caffè. Qui c'è solamente Nutella e Nesquik, va. Fa niente, lo prendo al bar. Beh, io andrei. Ma dove vai? Ho un appuntamento di lavoro. Ah, tu lavori? Ci provo. E che cosa fai? Beh, sto nel mondo dello spettacolo. Un po' di cinema, un po' di televisione. Ma fai l'attrice! Fammi un autografo qui, immediatamente, subito, scrivi! A Mimmo, con simpatia e baci a te e anche a Yogi, da... dai! Ma che autografo? Anzi, segnami il tuo numero del telefono che io ti lascio il mio cellulare. Così ci sentiamo. Mi voglio sdebitare con te per tutto quello che hai fatto. Ti ringrazio. Ti posso invitare una sera a cena al ristorante? Sì, ma se c'è la paizza però, eh? Ok, vada per la paizza. Ah! Allora, ciao, Emma. Ciao, Claudia, ciao. Claudia? Che c'è? Volevo regalarti questo. In questo mestiere le conoscenze sono tutto, bisogna essere introdotti e io modestamente mi introduco. Noi abbiamo l'ufficio a Roma, via Veneto, e a Milano in via della Spiga, perché la televisione si fa qua. Questo per dirti che se vuoi entrare nel mondo dello spettacolo, modestamente con me hai fatto pinco. Comunque per me andrebbe bene anche la TV, il cinema per il momento la vedo brutta. Per il momento, ma diamo tempo al tempo. Secondo me è sul grande schermo che tu farai il botto. Magari. Scusa, tu hai presente Loredana Fortezza? Lorena Fortezza? Sì, Loredana Fortezza. Secondo te chi ce l'ha messo nel ciclone? Io? Ma va? Ma certo, ho telefonato al ragazzo lì, Pieraccioni, no? E ci ho detto Leonida. Vorrei dire Leonardo. Vabbè, sì, Leonardo, ti mando una mia ragazza, questa vale 50 miliardi. E devo dire che lui è stato molto riconoscente. Pensa che a Natale, sotto a casa, mi ha fatto trovare il motorino che usava nel film. Comunque, tu vuoi fare la televisione? E facciamoti fare la televisione. Scusa, mi presti un attimo il cellulare che il mio ha le pile scariche? Ti dispiace, purtroppo ne faccio un tale uso che si scarica in continuazione. Oh, chi sta a chiamare? Fedele. Ma chi? Confalonieri, quel capuccione da Mediaset. Fedele? Willy? Ciao, come stai? Senti, sei seduto? Tieni forte, tieni forte. Ho qui con me la nuova Mara Venier. Sì, sì, tra mezz'ora? Va bene, io penso che si può fare. Sì, va bene. Ciao vecchio, ciao, 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 ciao. Chi ha detto? Tra mezz'ora abbiamo appuntamento con Confalonieri a Canale 5. Oh, madonna mia. Mi sa che mi devo andare a cambiare. No. Fatti vedere? Ma no, una giustatina al trucco, ma in fretta perché abbiamo poco tempo, eh? Certo, certo. Faccelo un attimo. Un attimo, eh? Anche i capelli! Perché? Che c'hanno i capelli? No, 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 vanno bene, ma magari una giustatina. Ah. Oh, scusi. Era qui con me. Dove è andato? È andato via. Via? Sì, l'han chiamato dall'ufficio. Ha detto che al conto ci pensa lei. Ah, ho preso un'altra sola. Al conto ci penso io. Sto Dio della mignotta!
L'Italia stessa, con le nuove vicine, si cinta la testa, dov'è la vittoria che porta la chioma, che siamo di Roma, il Dio l'ha creato. Dai, porta ragazzi, io famo nel primo dei due angoli. Dai, ragazzi, io sono in porta. Dai, passa. Scartalo. Hai fatto fallo. Ma quale palla? Si stava sulla palla. Ma quale palla? Ma dammi le play. Il replay? No, vediamo niente. Io arrivo dopo le cose. No, no, lo vediamo le play. No, mi interessa vederlo. A me sì, lo vediamo. E allora non te vediamo voi, io sto qua. No, mi forza. No, è giusto, regolare. Pallo? No, ecco. Pallo e piede. Oh, io vi ho fischiato. E cosa facciamo adesso, allora? Rigore. E allora lo parlo io, eh? Io lo parlo io. Dai, lo parlo io. Solita. No! Scusate, ma purtroppo nel piede c'è il fulmicotone. Lo vado a prendere io. Vai, Giorgio, vai. Vai, ragazzi, tutti in cucina, patatine e coche per tutti. E speriamo che non ti facciano l'antidoping. Grazie. Prego. Uè, disgraziato. Pronto. Stai mangiando tutto, a me. Claudia! Hai bisogno di me, eh? Questo suo amico arriva o no? Oh, e calmate, ha detto che al conto ci penso a lui. Ciao Claudia. Scusa, ma non avevo l'agendina con me. Eri l'unico che potevo chiamare. Ecco qua. Ma quanto ci ha messo? È 2 ore che l'aspetto. Ho visto mica dietro l'angolo, sono venuto con lo skateboard. Non poteva prendere il taxi? Oh, taxi cosa? Sono mica Berlusconi io. E le 120.000 che ce le ha? Lui? Speriamo. Tieni, te. Come pesa! Scusa Claudia, eh? Mortacci. Ma cosa l'è quella roba lì? Mi risparmio di una vita. Conto io, conto lei. Alla fine, pure di contare le tue monetine, gli sarà anchilosata la mano. No, è preciso fino all'ultima lira, e tanto dovevo farle fuori perché adesso arriva la moneta unica. Ma come ti è venuta in mente l'idea del salvadanaio? Ma perché li tengo sempre dentro lì i soldi, io, no? Sono anni che tengo. Certo che faccio una vita, eh? Un successone. L'altra sera quello mi ha preso a botte, poi quello del residence me se voleva fare. Mi sono fracicata per fare la miss e per finire quest'altro deficiente mi ha fregato il portafoglio e il telefonino. Ad un momento a quel portafoglio c'era tutta la mia vita, patente, carta d'identità, le foto dei miei genitori. Mimmo! Mimmo! Claudia, ho trovato un portafoglio! Non ci sono tessere! Bisogna darlo un vigile perché mica nostro questo qui, lo sai che dobbiamo... Ma è mio! Ma come hai fatto a ritrovarlo? Ma chi sei, il mago Bagù? E ti ho detto che sono molto fortunato, io sono fortunatissimo. E ce lo sapevo, mi ha fregato tutti i soldi. Ma quanto ce l'hai? 530.000 lire. 530.000 lire? Tu ti risparmi di una vita. Ma che fai, mi prendi in giro? Era tutto quello che c'avevo, mo sono rovinata. No, siamo rovinati in due perché prima che metto via altri 120.000 euro lire ci vogliono anni. E dai, questi anni, Mimmo, forse tu non hai capito. Io sto stesa come un manifesto. Non c'ho un lavoro, non c'ho una casa, non c'ho una lira. Ma... Claudia, ascolta, senti, se ti fa piacere, puoi tornare a stare con me. Davvero? Sì, ho perso la mamma e il papà, sono rimasto solo. A me che fastidio mi dai? Mimmo. Sì? Sei un uomo meraviglioso. Anche te sei magico, la mortacci tua. Che lì meraviglioso? Con quella faccia di perla. Allora mi sono Kevin Costner. Oh,
Lucia! Sbrigati! Che potrebbe tornare da un momento all'altro, dai! Ecco. Frenami. Cosa c'è? Sei proprio sicuro che posso venire a vivere con te? No, perché io sono un po' nevrotica, molto disordinata. Bevo solo caffè e quando mi lavo i capelli bagno tutta casa, schizzo pure la portiera e mi perdo sempre le lenti. Prego, c'è la regina. Mimmo! Cosa c'è? Ma scusa, non hai un paio di lenti di riserva? Ce l'ho, stanno insieme a tutta la mia roba. E la tua roba indosterà? E indosta a casa di Tyson, quel mascalzone che mi ha gonfiato come una zampogna. Devi andare a prendere subito, immediatamente. Ma che sei matto? Io quello non lo voglio più vedere, manco dipinto. Vabbè, allora ci vado io. Sì, bravo, ma non te ne è bastato uno di papagno? Ma che vuoi fare bis? Ma che è sto papagno? È un cazzotto. Un cazzotto, al papagno? Ah, dici che quello quando mi vede... Ma conti e ma riconti un'altra volta! Ho paura di sì. A Mimmo, a quello, gli è puzza il fiato. È un tipo menacciuto. Ma che se ne frega, io ci vado qua a me. Ciao, io vado. Oh, sono che paura, ma scusami. A un certo punto bisogna anche avere... Aggressivo! Guarda che meglio se ti fai accompagnare da qualcuno, è pericoloso. Vabbè, ok, ci vado con un mio amico, va bene, vado, vado, ok. Ma è bello grosso! Che vigliacca, invece di venire lei ha mandato te, eh? No. Noi. Ha mandato a noi. Dai, forza, prendete la valigia di quella stronza e smammate. Poi, ma che non si dicono mica parolacce, eh? Che non sta bene, il freno vuole, chiaro? Che fai, eh? Mi prendi per il culo? Sto parlando con te. Gioca mi prendi... Lano, gioca di villa. Mi prendi per il culo, ehi! Uè, uè, uè. E ringrazia il cielo che c'è tuo figlio, testa di cazzo. T'ho detto che non si dicono le parolacce. Cattivone! Allora cerchi proprio rogne, eh? Bravo malato, hai centrato l'incrocio dei pali. Dei pali? Delle palle! E non dire le parolacce, no? E chiamimmo. Dai, tira sulla borsa che andiamo, dai. L'ho steso. Ma chi è questo tuo amico? È più di Milano. È un napoletano, si chiama Gaetano. Una bestia, così. Ammazza, tosto. Ha fatto bene, si meritava proprio una ripassatina, buon stronzo. Ma che parole dici? Non si dicono mica le parolacce. Attenzione! C'hai ragione pure tu. Scusami. Vabbè, perdonata, stavolta perdonata. Guarda che quando trovo un lavoro voglio contribuire pure io alle spese di casa. Ma quanto è? Ma quali spese? Per il mangiare, la luce, il gas, il telefono e la valecchina. Tu mica li trovi per strada i soldi? No, ma io li trovo lì. Guarda qua. Oh, ma qui ci stanno dei soldi davvero? 500.000 lire! Le trovo sempre qui, ogni settimana, puntualmente. Senti un po', parliamo sei chiari. Ma che mi hai preso per una bambina deficiente? Smettila di prendermi per il culo! Ma che sono le parolacce? Oh, un'altra volta! Ah, già. Smettila di prendermi in giro? Va bene così? Dico io, va bene. Va bene? Questo sta bene, guarda. Sì, è la tua. Ma tu che lavoro fai? Nessuno. Sei disoccupato? No, no, no. E allora perché non lavori? Perché non mi piace lavorare. Poi vedo che quelli che lavorano sono tutti scontenti.
Non sono di più quelli che non lavorano, te lo dice un'esperta. Sono mica tanto d'accordo io, Prendete esempio il mio papà, lui arrivava sempre a casa tardi alla sera, no? Stanco, mangiava, dopo si metteva davanti alla televisione, poff, e dormiva. E mio uomo che si arrabbiava. Mi ricordo però che era, ma tanto tempo fa, ero molto piccolo, saranno circa 10 anni fa. Ma tu 10 anni fa mica eri così piccolo. Sì, ero piccolo, avevo 32 anni io, Ma che tipo che sei? Sei troppo simpatico. E la fidanzata ce l'hai? Ma diventa rosso. Ma che c'è di male? No, è che io alle vacanze non ci penso mica. A me piace stare con i miei amici, giocare a pallone, videogame. Ma quali ragazzine poi? Quali ragazzine? Guarda che con me puoi parlare, Io conosco un sacco di uomini come te. Ah, che giocano a pallone? No, che sono... Che tuo nipote? Che sono gay. Non ho mai capito io cosa vuol dire gay. In milanese si dice culattoni. Ah, come Gaetano. Ma perché Gaetano è culattone? È un culone così, non vedi? Mangia semplicemente di cioccolato. Te, mangia anche te, mangia. C'è nessuno lì? Mangia. Ecco, il pannocino. No, uno a te e uno a me. Giallo. Lo sai che uno strano come te non l'ho mai incontrato? Perché cosa c'ho di strano io? Boh, la tua casa, dormi con l'orso di peluche, non te ne frega niente dei soldi, non hai una compagna, non lavori. Scusa, ma tu, tutto il giorno, che fai? Lo posso dire? Un cazzo! Ho detto una parolaccia! Ho detto lui! Vai! 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 L'ha detto lui! Ragazzi, il provino comincia. Sì, sì, prima ti fanno aspettare 3 mesi e poi vanno de prescia. Sei romana tu? Sì. E che culo. Perché? Ma come, non lo sai? Qui stanno cercando una valletta romana. Ah. Io sono di Varese, però, vabbè, ci provo lo stesso. Senti, per favore, ti dispiace leggermi le battute in romano? Così almeno imparo meglio la pronuncia. Ah, regà, non ve perdete per niente al mondo sta puntata del gioco dell'estate. Eh no, perché se non c'è estate non sapete che ve perdete. E mo... Ma come parla? Ve presento Jerry Scotti! Stop! Vada, signorina, vada, grazie. Porci e cani, vengono porci e cani. Peccato, perché di fisico c'eravamo, ma... Vabbè, però... Un'altra, grazie, un'altra. Vanessa, tocca a te. Venga, signorina. Marco, come mai mi hanno fermato? Non avevo mica finito. Claudio, ti hanno stoppato, sì? Qui siamo a canale 5, mica a Teletrastevere. Come ti è venuto in mente di parlare come Pippo Franco? Ma me l'hanno detto di parlare in romano. E chi te l'ha detto? Ragazzi, non vi perdete per niente al mondo questa puntata del gioco del... Lei! Voi restate con noi e non ve ne pentirete. Quella è una iena. C'è Jerry Scotti! Vorrei riprofilarti.
Va bene, può scegliere fra questi. E quale prendiamo? Ma non so, scegli tu, tanto. Questo? Bene. Stimolante? Ritardante? Anatomico, così siamo tranquilli per la misura? Sicuro? Lucia, basta, Sono 188.000, potete pagare alla cassa. Amedeo? Ma che ci faranno? Boh, saranno i nonni di Jessica Rizzo. 188.000 lire, ma almeno servirà a qualcosa tutta questa roba? Ma sono 10 giorni che vive con una ragazza, che ragazza, more uxorio, Ma secondo te si scambiano gli ossacchiotti e lui dorme in un sacco a pelo? Insomma, per te sarebbe guarito. Ma certo che è guarito. Siete pronti, ragazzi? Sì! Pronti? Sì! Seguitemi, via! Signorina, mi arrivi in ritardo ad un provino. Si vada a mettere in posizione, su per cortesia. Forza, forza, su. Pronti. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, non ha perso le lenti, ha perso il provino. Fuori di qua! Ah, sì, grazie. No, guarda, è di là l'uscita, va? Da quella parte. Cammina. Oh, scusi. Some people need, they have somebody with a hand of surrender.
Claudia e ci spariamo Jurassic Park. Però non devi mica aver paura, perché i mostri sono fitti. Sono ricchetto pesta, è un film. Patatine, Coca-Cola o popcorn. Alla grande, ecco che arrivano, siedi sul primo binario. Patatine. Ciao, Mimmo. Ciao, Gla. Oh, sono cominciati i ridoli, Mimmo, non sai che mi è successo? Dopo te racconta, mi devo andare a fare lo shampoo. Ma come, dovevamo vedere il film, ti fai lo shampoo. Non lo posso vedere il film. Perché? Perché stasera debutto in TV. E stavo a vedere film, dai, che mi scade il noleggio. Allora sei sordo, forse l'hai capito. M'hanno preso come balletta per lo spettacolo dei Jerry Scotti. Marco, quell'assistente di studio, è stato gentilissimo. Gliel'ha detto che sapevo recitare in italiano a quel cazzo a bubolo del regista. Ma scusa, ma non ha mica preso l'altra? Ma che fai, stai con un nemico? Sì, ma le devono essere arrivati tutti gli accidenti che le ho mandato. E alla fine si è beccata l'influenza e mo sta a letto con la febbre, sta ambigua. Ma Mimmo, fra 2 ore se va in diretta e al posto suo hanno chiamato me. Hai capito? Me! Che culo! No, che sfortuna, Claudia. Aspetta un momento. Mi invento, non sei contento che mi capita un'occasione del genere? Sì, ma non stasera, cavolo! Mimmo, se tutto va bene io stasera svolto. Uffa, però me l'avevi promesso. E uno quando dice una cosa la deve mantenere, cavolo! Ah, oh, sei una lagna, Vabbè. Facciamo una cosa. Perché non mi accompagni? Dove? Alla TV. Io ti faccio entrare negli studi e tu ti guardi lo spettacolo fra il pubblico. Ti va? Dove? Canale 5. Vado a canale 5. Se lo sa Gaetano, gli piglio un colpo. Muoviti, sono in un ritardo bestiale. Vengo, pista. Oh, ha detto pista, Io devo andare al trucco, c'è Spaciolo che mi aspetta. Tu vieni al teatro 4, mi raccomando, ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Ami! Che fatta come mi piace! Allora c'è qualche ragazza che ti piace, Beh, certo, è una bomba. Pare un prefabbricato. È certo che è il teppino giusto. Mi vuoi dire un autografo? Ami, ma fatte dal telefono! Vado. E adesso sto incidendo dei dischi nuovi, delle canzoni nuove per i nuovi dischi. Cristina Novella! Cristina Novella! Cristina! Un autografo, per piacere! Subito qui! Certo, è per tuo figlio, come si chiama? No, è per Gaetano, un mio ex compagno di banco. Ecco, e poi bisogna fare un altro qui così, Sì? Per Carletto, che stava dentro il banco. Ah, non cominciamo con i compagni di leva adesso, Guardi che non ho mica fatto il militare io, E poi io conosco tutto di lei, e le canzoni, i puffi son così, i puffi son così. Sì. Ma pipi. San san zero, san zero, ciao bella gente, è arrivato il gabibbo, fate il luogo. Ale ale ale, che è arrivata l'allegria, besughi. Allora, il gabibbo, fammi un autografo immediatamente. No, che sei? Dammi il lasciami perdere, vai a vedere. Ma lasciami stare, besugo, ma chi l'ha fatta entrare sto qua? Peccato, veramente peccato. Buonasera, il primo concorrente viene da Bustarzizio e si chiama Anselmo? Aspetta che te lo cerco. Anselmo, ma come cacchio fa di cognome sto Anselmo? Anselmo Bernasconi. Vanessa, ma non stavi a letto con la febbre? L'omeopatia fa miracoli, mia cara. Appena mi sono sentita meglio, ho chiamato il signor Scotti e mi ha detto di correre subito qui. Presto, in scena tra 8 minuti. Su, sbrighiamoci, non voglio far aspettare Jerry. Siediti, presto, ti metto un po' di latta. Ma no, lo sai che la latta non sopporto, dai. Allora, li facciamo più lisci? Senti, tagli come vuoi, basta che fai presto. Tra 8 minuti si va in diretta. Allora, il primo punto. Manca la luce. Viene da Booster City e si chiama... Eccolo che arriva! Buonasera! Gianni Scotti, mi fanno tavolo sulle patatine, te lo faccio fare anche lei che bello. Basta così, cominciamo subito con le novità di quest'anno. Innanzitutto la mia nuova valletta, la splendida, è una mia amica, fiato, è una indimenticabile amica. Vanessa! Buonasera, signor Jerry. Buonasera. Come Vanessa? Deve essere Claudio. Da Bustarzizio e si chiama Anselmo Bernasconi. Signor Jerry! Stop!
Fermi tutti! Fermi tutti! Momento! Cos'è? Scusate, ma guardi che quella volante lì ha la febbre, eh? Ma quella volante lì ha la febbre? Ma lei ha la febbre, certo che ha la febbre, ma scusa. Non posso credere. Claudia! Che l'ha detta lei? Prego, dammi un bacio. Un bacio. Ma dov'è Claudia? Su, al posto. Allora, dicevamo, il primo concorrente è il signor Bernardo. Ma dov'è Claudia? Claudia! State con la vicina! Claudia, Claudia! Claudia, sono io! Grazie. Sono io, Mimo! No, niente, e lasciatemi, niente. Cari amici, dove eravamo arrivati? Sono qui! Cari telespettatori! Cosa volete? Se lo penso di Carabinieri, vi spacco! Troppo forte, mi ha steso pure il dottor Scotti. Dov'è Claudia? Claudia! Claudia! Cosa volete? Cioccolatino! Claudia! Claudia! Io! Via, dove sei? Scusate, ma abbiamo provato Claudia, un po' poco. Claudia! Guadagno il centro del palco. Via, via! Cosa volete? Io voglio Claudia! Voglio Claudia! Lasciatemi giù! Mandate i consigli per gli acquisti! Quando è caduto tutto giù mi voleva ammazzare! E poi mi volevano prendere! Poi prendere proprio a me, che io a nascondino sono un fenomeno! Aia! Insomma, come debutto è stato proprio una schifezza! Ma che te frega! Te rifarai, no? E quando mi capita più un'altra volta? Io ormai lì dentro sono cancellata a vita! E per colpa tua, che eri pure amico mio! Claudia, io l'ho fatto per te! Scherzavo! E poi chi se ne frega? Vorrà dire che invece di fare la valletta in TV farò la commessa a standa! Anzi no, la commessa a standa no. Mi sa che mi sono sbagliata. Però la fruttarola, eh. Senti, ti posso dire una cosa? Volevo dirti che secondo me tu eri molto 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 più bella dell'altra valletta. Senti, vogliamo andare a festeggiare sto disastro? Al McDonald's! Ma quale McDonald's? Con i soldi che mi hanno dato come anticipo, te porto in discoteca, alla grandissima. No, no, non posso venire, non posso venire io, non me la sento. Perché? Perché non sono mai venuto in discoteca. Ma falla finita, va. Ma no, non posso, veramente. Scommetto che dici così perché sei finto. Non sai ballare? Ho imparato vedendo il video di Thriller. Sette. Acqua! Ciao. Ciao. Ti va di ballare? Sì, mi va. Facciamo pace. Pronto il doppio whisky? Ti preparo la vodka. Vista, sette. Mi sparo un bell'est a te dentro il gozzo qui, gelato. Brucia. Ecco la vodka. Acqua. E scambierei qualunque cosa per un secondo insieme. Stronzo. Che è successo? È successo. Uno mi ha invitato a ballare e Zack ci ha provato come un assassino. Ma voleva ammazzare? Sì, voleva ammazzare. So io che voleva ammazzare lui. Cioè, ha due mani così copro lunga, sto cretino. Ma lo sai come faceva? No. Faceva così. Prima mi ha invitato a ballare.
E poi, pa, mi ha messo la mano qui. Assassino. La classica mano cadavere. Assassino. Assassino. Sì. E intanto con l'altra mano, peggio, mi massaggiava qui, proprio qui, hai capito? Assassino. Sì. E intanto con le gambe mi ha preso come una tenaglia. Si è appiccicato come una fiaccola e ha cominciato a lavorare neanche del bacino, neanche del bacino, hai capito? Assassino. Ma ti rendi conto che faccio tosta? E giù a struscia, e giù a struscia. Oh, no. Scusa un attimo. Devo andare in bagno, non capisco cosa mi è successo. Scusa, Senza di te non so. Come tira! Oh, come tira, dove va? Come tira? Come tira? Oh, che male, che male! Che male tremendo! Ma perché una cosa così? Proprio meglio del capitale! Che male, che male, che male! Oh, che dolore! Che paura! Cosa faccio? Lottate voi! Aiuto! Signore, signore, guardi cosa è successo! Ferma lì, ma che schifo! No, mi fa male! Dove è mai capitato, a me mai? Senti, sguardato, ma tu sei scemo o ci fai? No, io non sono scemo! Anzi, se lei potesse darmi un'occhiata dentro per vedere il meccanismo, prego! Per vedere il meccanismo! Ma vai a cagare, culattone, mi piacciono le galline, ma è animale! Oh, va bene, scusi, signore, cosa ci dico adesso, la mia mamma? Mimo, ma non vi state a preoccupare, sono 2 mesi che succede pure a me. Ti succede spesso? Spesso e volentieri. Io lo so perché a me succede. Succede perché è la prima femmina con la quale io mi trovo bene, mi piace. Dipende da lei. Ma che stai dicendo? Però a lui uno succede con tutte. Ui, mo ti faccio vedere una cosa proprio da urlo, mamma mia. Siamo già in onda. Ah. Vedo l'orso polare. Ma quale orso polare? Ti devi vedere il palazzo di fronte. Quarto piano, secondo la finestra a sinistra. Dove sta la veranda? Ah, là? Là. Ah, sì, sì. Vedo una bella ragazza, una bella ragazza in costume da bagno. Non stai in costume da bagno, stai in intimo. Vabbè, in intimo, in costume da bagno, no, uguale. No, stava con la mutanda e con il reggiseno. Vabbè, allora? Beh, allora che ci succede? Ma in che senso? In quel senso lì, Mimmo. Scusa un attimo, Vediamo. No, voglio controllare bene, Aspetta. No, niente, succede niente, non è successo niente. Ma stai vedendo nella direzione giusta? Sto vedendo giusto. Ma nonna Mimma, è com'è buona, mamma mi pare una pizza capricciosa. E questa pizza capricciosa qui, scusa, ti fa venire i pantaloni gonfi. Mi scoppiano i pantaloni. Ah. Wow, ti sta togliendo il reggiseno, Mimmo! Mamma mia, Mimmo, guarda, guarda, mamma. Fammi vedere. Allora, che vedi? Aspetta un momento. Sì. Mi vedo che ti succede qualcosa. No, non mi succede niente, assolutamente, niente. Mimmo, scusa, ma fossi un po' di chiodo tu. Ma basta queste parolacce! Mamma mia, vabbè. Senti un po', ma tu ne hai parlato con qualcuno di questi pantaloni gonfi? Sì, l'ho parlato con lo Fred Giuliano, il preside. E cosa ti ha detto? Ha detto che quando mi succedeva dovevo dire 4 Ave Maria. 4 Ave Maria? Allora comincia a dirne una. Che c'è? Senti, c'è un certo Marco al telefono, ti vuol parlare. Marco? Portami il telefono che sono nella vasca! Vengo io? Un attimo che adesso vengo dentro, Ecco. Mimmo, entra! Un attimo che adesso vado. Posso? Permesso. È per te. Caro vecchio. Ah, sei sotto? Ma dai! Pronto? Marco? Ciao, come stai? No, no, mi fa piacere che hai chiamato, davvero. Ti ringrazio, ma non ti preoccupare, tu sei stato gentilissimo. No. Quando? Stasera? A vedere che? Mica male. Oh, si è ripresentato. Sì, lo so che sono gli studi. Ti passo a prendere. Ok, alle 7. Ci sarà. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio. Non è un peccato. Anzi, è una cosa bellissima che ti fa onore. Io pensavo fosse una cosa contro la religione. E perché mai? Tu hai vissuto 42 anni nella purezza ed improvvisamente hai scoperto l'attrazione per una donna. Ma io, con la Claudia, adesso che cosa devo fare? Devi amarla, sposarla e procreare dei figli. Beh, io amarla la amo, sposarla la sposerò. Ma posso chiedere un altro consiglio? Venga fuori un attimo.
sulla procreazione. Ho le idee un po' confuse. Oh, ti mangio tutto. Qui Roger, passo. Qui Gaetano, qui Gaetano. Stai prendendo appunti, passo. Sì, sì, sto prendendo appunti. Peli, vedo dei peli. Peli, peli, a perdita d'occhio. Peli ricci, musci, ricci, lisci, lutti a tutte le parti. Peli, peli. E poi sono tutti nudi, come quando noi facevamo il bagnetto. Oh, la Madonna. Che succede? E che succede? È che questa popera non è come quella che ti hanno insegnato a scuola. Questo, come dite voi, da zoccola. Che fa, che fa? È una martire, gliene fanno di tutti i colori. Povera Poppea, povera Poppea, povera Poppea, povera Poppea. Mio imperatore! È tra Nerone e gli saranno dei tremendi colpi al vostro ventre. Ma che c'è pure Vannamma? Come sto? Sei perfetto, sei un bijou. Fiori? Pure loro. Vabbè. Allora io vado, Vai, vai. Vado? Vai. Non ti preoccupare, vai. Vabbè, vado, ciao, vai. Scusa, possiamo fare un ripassino? Ma da moda. È tutti i pomeriggi che facciamo queste prove generali. Scusa, sono un po' emozionato. Però è meglio che la rifacciamo, così siamo tranquilli e siamo sicuri. Allora, tu fai Claudia e io faccio Mimmo. Claudia. Sì? Io ti voglio sposare. Babà? Come? Ma che hai detto babà? Scusa, ma che devo dire? Hai sempre detto A, non babà. Ma no, ho sempre detto A. Sì. Mimmo, me l'avevo sfinito. Ve l'ho proprio sfinito, niente. Tu devi essere preciso, perché non riesco a concentrarmi. La concentrazione. Perché Claudia e io, noi dobbiamo sposarci e dobbiamo procreare. A proposito di procreare, gli appunti. I miei appunti? Certo, i miei appunti. Mi raccomando, non li perdere. No, ti preoccupare, me lo ricordo. Allora vado, Ok. Ciao Gaetano. Ciao. E vai. Ciao. Ti preoccupare. Sai che ho una tachicardia pazzesca. Vado, Ciao. Ciao. Ciao Gaetano. Ciao. E vai. Vado. Ciao. Ciao. Mimmo. Mi raccomando, quando pensi agli appunti, non la chiamare Poppeo, sennò ti mena. Claudia, ti amo. Ti voglio sposare. Dobbiamo procreare. Claudia, ti amo. Ti voglio sposare. Dobbiamo procreare. Claudia, ti amo. Ti voglio sposare. Claudia, ti amo, ti voglio sposare. Ma Mimmo, poi che sembra così? Ci ha fatto via un colpo. Scusa. Non sapevo. Sono venuto a prendere lui. Scusa. Non volevo. Ma ancora quello scemo. Guarda che non è scemo per niente. Ci deve essere rimasto molto male. Mimmo? Che c'è, Mimmo? Non dovevi farlo. Beh, hai ragione, forse avrei dovuto avvertirti. Ma... perché con quello scemo là? Perché è uno che mi piace, uno con cui sto bene. Non c'ero già io? Che c'entra Mimmuccio? Con Marco è diverso. Io e te siamo solo amici. Prima, ma io adesso ti voglio sposare. Che cosa? Sì, perché mi sono innamorato di te. Me l'hanno detto tutti, me l'hanno detto i miei amici, me l'ha detto un prete, me l'ha detto Gaetano. E poi me lo sento. Non mi dispiace, ma io non l'avevo mai capito. Scusami se ti ho fatto soffrire. E poi, per sposarsi, bisogna amarsi in due. Io a te ti voglio bene, ma con quello di là è un'altra cosa.
E allora tornaci da quello di là, vai, vai via. Tornaci. Andate via. Mi dà fastidio qui. Uno sacchiotto di merda! Ma se uno vuole un caffè in questa casa, cosa deve fare? Eh? Gentile! Canta che è un sogno! Ma solo queste strozzate fanno la mattina. Buongiorno, cartoni animati per bambini. Oh, vediamo cosa succede nel mondo, vediamo. Stracci, stracci, stracci. Ti stracci. Vediamo questo. Speriamo che vi vada bene. L'ho messo l'ultima volta quando ho fatto la cresima. È arrivato Poulin. E chi se ne frega? Anzi, mi dia Panorama Espresso, Il Sole 24 Ore, Il Corriere, La Notte e quel porno là. Mimmo! Mi chiamo Massimo. Professore, ma sono due ore che mi fa vedere disegni, colori, macchie. Io no, non ne posso più, basta. E quest'ultimissima immagine che cosa ti suggerisce? Ma non lo so cos'è, non lo so, non lo so. Qualche cosa che vola fra gli alberi, che si posa sui fiori, che svolazza tra l'erbetta. Ma, professore, non diciamo stronzate. Questo è un sesso femminile. Allora non è più una farfalla. Ma cosa dici anche te? Non vedi che è un figone nero? Caso risolto. È diventato grande. Gaetano! Vito! Ragazzi, dimmi pai! Dimmi pai! Dimmi pai! Dimmi pai! Dimmi pai! Bello te, ora c'è pure una macchina! Eh sì, me la sono comprata l'altra, ma speriamo bene! Non ti preoccupare! Bimbo, però, lasciatelo dire, così vestito, sì, proprio strano! Ma no! Sono meglio tuo padre, eh? Ma quale tram? Vi porto così io in macchina! Porta su! Dai ragazzi!
Vai, Marcellino, mettiti in mezzo. Forza, forza, forza. Poi, ma quanti senti? Sai che devo comprarmi una station wagon. E cinque, sì. E sei, e cinque, sei, sette, otto. Grazie, grazie. Prego. Gaetano. Oui. Cosa fai oggi? Niente, che devo fare? Le solite cose. Compiti, partita di calcio, puntate in sala giochi, cino, striscia notizia. E forse mi sparo la cassetta di fantozzi. Oh, come umano, mi faccio la domanda. Tu invece che fai? Io devo fare un bagno alla posta, poi c'è una riunione di condominio e poi devo andare a parlare per un lavoro. Ah, che lavoro è? Magazziniere. Sono magazzinieri, io chissà che mi credevo. Ah, che mi credevo, la carità, io da piccolo sono stato troppo ciuccio, mica potevo fare l'ingegnere della NASA. Che NASA? Ciao, Mimmo. Ciao, Gaetano. Ciao. Ciao, ciao. Mimmo! Sì? Te la posso fare una domanda? A esposizione! Ma com'è essere grandi? È una bella domanda questa. Non lo so mica, sai. Ma forse era meglio prima. Vabbè, io vado perché mi chiudo la posta, eh? Ciao! Studia, se no ti tocca fare magazziniere, testa! Passaggio per Plottichi, da centrocampo passa a Bellucci che con suo destro miracoloso in gol! Variazione dei fabbricati e dei redditi dei fabbricati. Contributo sanitario nazionale, ah, tassa sulla salute. Tassa ICI, IRPEF, ABI, UVES. Tasse, tasse, eurotassa, tasse, tasse, roba ladrona, le stai a strozzare! Oh, chi è? Chi è? Sono Claudia! Cosa vuoi? Stavo dormendo! E dai, ti prego, aprimi, ti devo parlare! Io invece non voglio parlarti, mi ha rovinato la vita! Per colpa tua sono diventato... diventato un altro. E dai, Mimmo, non fare così. Mimmo non esiste più. Qui adesso c'è Vita Massimo. Vattene. Mi, lo so che ti ho fatto del male. Proprio a te che sei l'unica persona gentile che mi è capitata di incontrare negli ultimi tempi. Si vede che non sono un granché. Che non farò mai carriera in televisione e neanche nella vita. Sai quel tizio, quello che hai conosciuto quella sera, quello che mi piaceva tanto? Era un figlio dell'ignotta pure lui. Sì, sì, lo so che non ti piacciono le parolacce, però era proprio così, come tutti gli altri. Ho deciso di tornare a Roma. Però prima di partire volevo dirti una cosa che non ti ho mai detto. Che tu sei il migliore di tutti. E sai perché? Perché dici la verità. Perché sei semplice, affettuoso. Sei tenero come l'orso con cui dormi. E non conosci l'invidia, la cattiveria, non lotti con il mondo. Ecco, io volevo dirti proprio questo, Mimmo. E non Massimo, che tu per me sarai sempre Mimmo, un uomo che assomiglia a un ragazzo,
un cucciolo. È stato lui che mi ha convinto a perdonarti. Mimmo, Mimmetto, Mimmuccio, Mimmino, Mimmo. Ciao, Cipollina! Amici sportivi, buon pomeriggio! E dico che lei si dice una partita di calcio! Rabbioso scatto di Mimmo sulla destra! Destro, sinistro, sinistro, destro! E gol! Ho fatto io il gol. Guarda che ti faccio il check e scivola, vai! Passa! Porta! Passa avanti! Arriva Ronaldo! No, sono io Ronaldo! Scusatemi! Passa! Via! E cosa? L'ho preso! Paracci! Ma che avete fatto? Le papere! Mannaggia! Mimmo fa sempre fallo! Non deve fare queste entrate! È grande e grosso! Claudia, ti giuro che sono entrata sulla palla! Ma quale palla? Mimmo è fuso! Cartellino rosso! Ma dai, che è il primo fallo che faccio! Mimmo è troppo grosso! Fuori! Cartellino rosso! Mimmo è troppo grosso! Fuori! Cartellino rosso! Ah, ragazzi, buoni, eh? Va bene, lui non gioca più. Però voi smettetela di chiamarlo Mimmo. Chiamatelo papà. Papà! Secondo tempo! Però prima bisogna dare un bacio alla mamma. Sì! No, no, il bacio alla mamma no!